Buongiorno, buongiorno, oggi è domenica 15 marzo, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo nuvoloso su gran parte del territorio altoatesino, con l'aiuto della regia Matteo Berto questa mattina. Andiamo a vedere qual è la situazione sul passo dello Stelvio. Siamo ad oltre 2700 metri di quota, vedete la tantissima neve che resiste nonostante le temperature medie nel corso della giornata. Anche in questa zona cielo nuvoloso, ci accompagnerà così questa situazione per gran parte di questa domenica. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola, quotidiani locali come sempre, poi un'occhiata anche alla cronaca a livello nazionale ed internazionale. Corriere dell'Alto Adige, Oberauf ritira la candidatura, colpo di scena, il sostenitore di Spagnoli dice non mi hanno capito, il Partito Democratico esige chiarezza da parte del sindaco. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, il soccorso non è pronto, gioco di parole per richiamare l'attenzione sulla situazione all'interno dell'ospedale San Maurizio, pronto soccorso in tilt, pazienti costretti a bivaccare. La cronaca in lingua tedesca, come ogni domenica, troviamo in edicola la Zeit al posto del quotidiano Dolomiten, la testimonianza raccolta, pagina 2 e 3, di un profugo curdo scappato 27 anni fa dall'Iraq. La tragedia vissuta da questa popolazione, il suo racconto, quello che si ricorda, come riesce a convivere con quello che ha vissuto. La cronaca nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, l'Italia punti sulle imprese, Squinzi dice avanti con le riforme per la crescita, interviene anche Visco, c'è un nuovo ottimismo. L'economia, il presidente di Confindustria interviene, positività sul futuro, Padoan specifica al governo, non ci rilassiamo. Lo scrittore e l'attrice Catherine Deneuve in un'intervista perduta, i dettagli sono raccolti a pagina 28 e 29. Il fenomeno eclissi del secolo, venerdì il sole verrà oscurato dalla luna, si potrà assistere a questo spettacolo anche nel nostro territorio. E poi il Papa in difesa dei professori, sono pagati troppo poco, record negativo dell'Italia, meno 40% di stipendio rispetto ad esempio al Portogallo. Come ogni domenica vi proponiamo la cronaca che arriva dalla Germania con la Bild am Sonntag, apertura interamente dedicata allo sport, quello che accade all'interno della Bundesliga, ci sono notizie anche molto molto curiose da leggere nella sezione dedicata allo sport. E poi l'ex cancelliere Schmidt si confessa, la sua vita raccontata sia per quanto riguarda la famiglia sia per quanto riguarda le presunte storie extraconiugali. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, Visco crescita oltre lo 0,5%, Padoan spinge sulle riforme. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, come sempre il dettaglio della prima pagina, poi alcune notizie all'interno. Prima pagina abbiamo visto l'apertura dedicata ai problemi che continuano al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano, sovraffollamento, pazienti costretti addirittura a bivaccare. Verso le elezioni, processo del Partito Democratico al sindaco Spagnoli, tutto nasce dalla decisione di Oberauf di ritirare la candidatura a sole 24 ore dall'annuncio di scendere in campo accanto al sindaco. Oberauf dice: non sono stato capito. Ancora la politica, il dito nell'urna da Bob a Francesc Benussi e Anna. Il dettaglio da parte di Luca Fregona, pagina 18. Carabiniere aggrappato al finestrino dei ladri, un furto, tre auto danneggiate, un carabiniere che per fermare i ladri in fuga ha rischiato grosso. I dettagli di questa notizia li troviamo anche all'interno del nostro sito internet goinfo.it. Rocambolesco arresto per quanto riguarda la cronaca che arriva da Merano, uno dei militari trascinato per molti metri e aggrappato al finestrino nel tentativo di fermare la folle corsa dei due ragazzi. Tutto si è risolto comunque per il meglio, il carabiniere è stato dimesso dall'ospedale con ferite alla gamba sinistra, ha rischiato la vita per fermare due ladri. I dettagli di questa notizia li troviamo anche a pagina 33 del quotidiano Alto Adige. Torniamo sulla prima pagina di questo quotidiano, borseggiatore placcato da un passante, vedremo tra poco la notizia, e poi centro disabili, ascensori di nuovo rotti, l'Odissea di Via Fago. C'era un rifugio, ora c'è un resort, la montagna che cambia, piscina e wellness, certificati CAI al posto del vecchio rifugio Passo Sella. Andiamo allora a vedere il dettaglio di alcune
Notizie proposte oggi dall'Alto Adige, pronto soccorso, bivacchi di 14 ore, odissea per i pazienti nella notte di venerdì, c'è chi è entrato alle 16 e è uscito alle 6 della mattina, solo un medico di turno per 8 ore di servizio. Ancora con la cronaca, purtroppo cronaca nera, tenta di scippare la borsa, è stato placcato da un passante, ci sono anche le foto su Facebook, in via Goethe il ladro è stato bloccato a terra e consegnato alle forze dell'ordine, la polizia ha tratto in arresto Samir Zorun, un ladro esperto in borseggi e intanto preoccupazione da parte dei residenti della zona, anche della zona del centro, per l'aumento di questi fenomeni. Lasciamo il quotidiano Alto Adige, passiamo al dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, poi vedremo alcune notizie all'interno, la politica in apertura, vedremo tra poco quello che viene raccontato a pagina 3. Ci si occupa anche della sanità, molte partorienti scelgono la periferia. All'ospedale San Maurizio l'epidurale viene negata dopo le ore 20 perché è troppo cara. Randi e CISL contro la federazione welfare, bene i bandi di gara. E poi Pasquali, l'assessore Pasquali, doppia mossa sul Megastore, stoccata a Benco, il comune è corretto, delibera l'assessora, incalza la giunta. Andiamo allora a vedere il dettaglio, la politica, Oberauf si ritira, non mi hanno capito, svolta centrista, Partito Democratico nell'arme, l'ex assessore Bizzo dice stento a riconoscermi nel partito, Costa dice bene alla lista civica, ma il sindaco chiarisca, l'ex okeista Bob Oberauf getta la spugna dopo 24 ore, su di me il venticello di vecchi politicanti. Artioli intanto è lanciatissima, stiamo portando lo stile Renzi in comune, da maggio basta veti sul nostro ingresso. Urzì, interviene l'ultimo appello, candidato unitario Lillo, Robert, macinato dal sistema, interviene anche Benussi, Berger si dissocia da Casa Pound. Andiamo a vedere la pagina dell'economia, prove di partnership industriale tra la Cassa di risparmio di Bolzano e la Banca Popolare. Il presidente della Cassa di risparmio Brandstetter dice siamo pronti al confronto, Schneebacher interviene, attendiamo proposte, sappiamo la Cassa di risparmio varerà a giorni un bilancio 2014 con un passivo di 220 milioni di euro, servirà un aumento di capitale di ben 270 milioni di euro. La Volksbank dal 1 aprile incorporerà la Banca Popolare di Marostica con un bilancio in utile. CNA, giovani, il 45% è pronto a creare una nuova azienda, gli intervistati chiedono finanziamenti, tutor e servizi gratis. Claudio Corarati, presidente della CNA Altotesina, dice: spunti per riflettere, occorre avvicinare la scuola alle imprese, valida la riforma del governo. È tutto anche per la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, anche oggi di domenica io vi ricordo uno dei nostri appuntamenti, in particolar modo 2M al quadrato, la trasmissione di 4-5 minuti interamente in forma bilingue per raccontarvi quello che forse ancora non avete scoperto della terra nella quale vivete, cioè la provincia di Bolzano. A scoprire i segreti di un maniero sopra l'abitato di Salorno, il suo oste ci guiderà alla scoperta dei segreti anche della natura. L'appuntamento è oggi dopo 7 news, c'è un sito internet www.2m2.tv/it/de a seconda della lingua che volete scegliere. Noi ora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà in questa domenica di metà marzo. Nuovo a Brunico, LavaPiù, l'unica lavanderia self-service professionale Miele, per un lavaggio perfetto di tutto il tuo bucato, piumoni letto, giacche, cuscini, tappeti morbidi, e potrai anche impermeabilizzare il tuo abbigliamento sportivo. Risparmia tempo e denaro rispettando l'ambiente. LavaPiù, in via Goethe a Brunico, con ampio parcheggio. Venite in vacanza al Pra delle Torri a Caorle. Ogni giorno c'è aria di festa. Potrete scegliere fra hotel, chalet, bungalow o camping e divertirvi nella spiaggia attrezzata. E poi golf 18 buche, un grande parco acquatico, un centro sportivo, giochi e animazione per grandi e bambini. Sceglierete con gusto nei 5 ristoranti. Dal 23 aprile è aperto con piscine riscaldate e coperte. Centro vacanze Pra delle Torri, immerso in una grande oasi verde. La tua vacanza da sogno a Caorle, la perla dell'Adriatico, vicina a Venezia.
Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20. Andiamo a vedere qual è la situazione sull'altopiano del Renon, sempre alcuni minuti dopo le 6 di questa mattina, la conferma del cielo nuvoloso. Ci spostiamo nella zona di Emerano. Questa è un'immagine che ci arriva dall'abitato di Foresta, proprio in direzione della città del Passirio. Ancora una webcam per andare a vedere qual è la situazione invece verso la Val Venosta. Io vi ricordo che la collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano ci aiuta a dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete quante nuvole interessano il nord Italia, quindi anche il nostro territorio. La grafica, come sempre, per capire il dettaglio di questa domenica, la mattina e il pomeriggio, e anche le temperature, alternanza di sole e nuvole. Comunque presenza sempre più costante della copertura nuvolosa, temperature in linea con la giornata di ieri, lieve flessione per quanto riguarda i valori minimi. Comunque nelle ore centrali a Bolzano avremo 13 gradi, 12 gradi a Merano, 11 gradi a Silandro, 10 gradi a Bressanone, di poco inferiore Brunico e Vipiteno con 8 e 6 gradi nelle ore più calde. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, i contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda le previsioni meteo. Come sempre potete seguirci in streaming. Abbiamo visto poco fa nel corso della nostra rassegna stampa il contributo di goinfo.it, il portale All News, aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rimanere informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Vi ringrazio come sempre per aver scelto l'informazione di Video 33. Vi ricordo che questa rassegna stampa è andata in onda grazie alla collaborazione di Matteo Berto. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, intelligente e brillante con Mercurio, oggi il successo è assicurato. Le sorprese arriveranno dalla nuova sfida nella quale stai per metterti in gioco. Toro, è necessario oggi prendere consapevolezza di se stessi per cominciare a costruire consapevolmente il proprio futuro. Gemelli, a rischio oggi i rapporti di coppia, soprattutto quelli che vacillano già da un po'. Venere in quadratura non ti regalerà certo una giornata amorevole. Cancro, Saturno per alcuni versi ti somiglia. Rigore, serietà e perseveranza sul lavoro e nella vita. Oggi però ti viene chiesta un po' di morbidezza. Leone, anche se l'umore e la forma fisica non sono al top, sarà la giornata delle possibilità. Urano potrebbe darti una bella spinta. Vergine, Saturno tirerà fuori tutta la tua forza, ma anche tutta la tua oggettività. Non tutto andrà come vorresti, sarà piuttosto facile buttarsi giù. Bilancia, Marte ti vuole in azione, dinamico e produttivo come non mai. Lentezza e relax oggi per te sono impensabili. Scorpione, non distrarti e guarda sempre dritto all'obiettivo. Un imprevisto oggi rivelerà a te stesso, oltre che ai tuoi colleghi, di cosa sei capace. Sagittario, nonostante tu abbia un grande cuore e una profonda e silenziosa capacità di amare, oggi dovrai esternare e dimostrare quello che hai dentro. Capricorno, forse non sei un grande lettore, eppure oggi Mercurio ti darà una grande voglia di crescere, studiare, leggere, migliorare. Acquario, Mercurio in opposizione creerà problemi al lavoro, piccolezze che però ti aiuteranno a portare a casa una dose extra di malumore. Pesci, tu come al solito fai il tuo, ma i tuoi colleghi fastidiosi interpreteranno a modo loro. Oggi, per la tua precisione, qualcuno storcerà il naso al lavoro.